tornato a Pietro Macellaro, seconda edizione per lui, sesta edizione di Re Panettone. Ci parli di quello che ha portato quest'anno, i tuoi prodotti? Beh, innanzitutto è un piacere essere qui a Re Panettone per la seconda volta, grande manifestazione milanese. Tra le novità che ho portato quest'anno ho portato il pan brigato. Eccolo qua. Questo è un pane povero del Cilento legato alle numerose attività brigantesche dell'Ottocento. Infatti ci sono moltissime leggende su questo meraviglioso prodotto. Tra le altre novità sfiziose ho portato il panettone cioccolato e peperoncino. Questo è un peperoncino molto particolare, pizzica ragazzi, eh? Questo è il peperoncino corno di capra di Controne, noto presidio slow food del Parco Nazionale del Cilento e dei Monti Alburni. Ed è molto molto particolare. Te ancora c'hai la bocca che pizzica, di la vita. Devo ammettere che è molto buono, è una bomba, diciamo. Infatti ti vedo dalla faccia che stai arrossendo tutto. Dai, non dire questo. Come sta andando l'edizione di quest'anno? Beh, siamo molto contenti, c'è un pubblico di qualità, e anche numeroso, e questo è molto molto soddisfacente, poter presentare anche delle ingredientistiche tipiche del sud qui al nord. Io le faccio i complimenti per i suoi prodotti, buonissimi, e le auguro di portarci altre novità nelle prossime edizioni. Senz'altro, grazie a voi.